Ragazzi, guardate che bella questa auto. Questa è la IML7. Ma oggi non sono qui per parlarvi di quest'auto, anche perché avevo già fatto un video su questo modello, ma bensì della versione più economica, cioè la IML6, presentata a maggio di quest'anno. Il fatto che sia più economica non vuol dire che non ha niente di particolare, anzi è probabilmente una delle auto elettriche cinesi con un rapporto qualità-prezzo più alto in assoluto, anche perché ha di serie tantissime funzioni ed accessori super utili e comodi. Quindi oggi sono venuto sempre nel concessionario auto di IM Motor qui a Pechino per parlarvi di L6, però intanto vi faccio vedere quanto è bella anche, non dico, cioè, la forma estetica del L7, molto molto bello, che è la versione premium, cioè di un livello più alto della L6 e LS6. Venite con me che andiamo dentro, dai. Eccolo qua, ragazzi, IM L6. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Song e qui sul mio canale tratto temi di tecnologia ed economia incentrato sulla Cina. Il marchio IM Motors forse non vi suona familiare, ma la sua casa madre lo avrete sicuramente sentito, cioè la SAIC. Sì, quel SAIC che ha ricevuto il 38% dei dazi sulle sue auto importate dall'Unione Europea. Più il 10% che c'era già prima, quindi si arriva circa a un totale di 47%. Vabbè, vedremo cosa succederà. Inoltre la SAIC è il proprietario anche del marchio MG. Comunque il marchio IM Motors, come tutti i marchi di auto elettriche cinesi, è un marchio giovanissimo, infatti nato solo nel 2020 dalla collaborazione tra SAIC e Alibaba. Il suo ultimo modello lanciato, la berlina IML6, l'ho visto dal vivo e l'ho provato su strada e devo dire che su alcuni aspetti mi ha veramente sorpreso, soprattutto alcune cose della guida autonoma e anche alcune caratteristiche del suo pianale. Quindi i punti forti di questa IML6, cioè dal mio punto di vista, sono il pianale, la cabina smart, la guida autonoma e alcune caratteristiche come batteria semisolida e velocità massima. Partendo dal suo pianale, è forse stato uno dei primi marchi a introdurre un pianale 100% digitale smart, cioè controllato tutto da un processore e che supporta inoltre OTA. Lo hanno chiamato Linxi Tipan, tradotto letteralmente pianale della lucertola agile. E tante sono le sue caratteristiche interessanti e utili, e una di queste è che ha le ruote posteriori che possono girare fino a un massimo di 12 gradi, e questo gli permette di girare su se stessa a 360 gradi, molto comodo se vuoi fare un'inversione a U nei spazi stretti. Poi con queste ruote riesci addirittura ad andare trasversalmente, e questo per esempio aiuta tanto l'auto durante le manovre di parcheggio sia quando entri che quando esci. Poi si diminuisce il raggio di sterzo arrivando a 4,99 metri, quasi come quello di una Volkswagen Polo. Inoltre, grazie al sistema ICS che va a regolare le sospensioni in ogni situazione, come per esempio quando si curva, che si regola automaticamente in modo da far avvertire di meno questo effetto di sbandamento di chi si siede dietro, riducendo di molto il mal d'auto. Infatti hanno detto che la sua performance è del 30% migliore di quella di un ESP. Oppure quando si frena ti diminuisce tantissimo o addirittura svanisce l'effetto di inerzia, no? Che ti porta il corpo e la testa ad andare un pochino avanti. Insomma, tutte caratteristiche che migliorano l'esperienza di guida e di viaggio. Ah, dimenticavo, questo tipo di pianale ha permesso alla IML6 di completare il Muse test con una velocità di 90 km all'ora. E la cosa interessante è che questo pianale è di serie su tutte le versioni del modello L6 e quindi non si paga in più per averlo. Il secondo punto forte riguarda la cabina smart, e la prima cosa che si nota quando si entra in quest'auto sono questi tre schermi giganteschi. Cioè, sembra di essere in un'astronave, e sul perché di questi schermi così grandi lo capirete poi nel test su strada. Altre funzioni interessanti sono il car drive, che ti permette di visualizzare sullo schermo sotto forma di widget le attrazioni, posti e ristoranti più gettonati di una determinata città, e poi basta fare un click per impostare il navigatore per andare lì. Oppure il car log, che è una funzione che utilizza le telecamere dell'auto per fare le foto e poi tramite l'intelligenza artificiale
va a creare una sorta di panorama a 360 gradi. Ho ancora questo schermino smart di LED posteriore che secondo me è utilissimo, soprattutto per dare le informazioni alle auto che ti stanno dietro. Per esempio, per ringraziarlo per averti fatto passare, segnare che stai usando la guida autonoma o il parcheggio assistito, baby in car, eccetera, eccetera. Se voglio mandare a quel paese qualcuno che ha fatto una manovra spericolata. Non lo so se c'è qualcosa a riguardo, sinceramente non l'ho chiesto. E poi terzo c'è stato la guida autonoma che è stato attivato sia sulle autostrade, strade e tangenziali, ma anche nelle città, e dopo averlo provato devo dire che funziona molto bene e addirittura hai la possibilità, cioè pensate, hai la possibilità di scegliere il tipo di guida autonoma, se comfort o aggressivo. Comunque tutte cose che vedrete nel testo su strada. Dimensioni ragazzi di questa auto: lunghezza 4,93, larghezza 1,96 e altezza 1,47, passo 2,95 metri. Vi faccio vedere le luci, sono abbastanza carine, e le ruote, vi faccio vedere quello dietro perché queste ruote dietro hanno una particolarità. Questo cosa monta? Hankook 275/40R19. Guardate qua, no? Che vi fa vedere le ruote che possono girarsi, ruote posteriore, si possono girare al massimo 12 gradi. Ha un bagagliaio posteriore capiente, infatti è da 1290 litri, ma soprattutto ha un'apertura molto grande che ti permette di caricare anche cose grandi, molto simile al bagagliaio delle auto SUV, anche se questa è una berlina. Eccolo qua, vi faccio vedere il davanti che è piccolissimo, non è capientissimo. Allora, questa auto ha ragazzi quattro versioni, cioè la versione standard che ha soltanto il motore posteriore, così come la versione long range, e poi c'è anche la versione ultra long range. Soltanto la versione performance ha trazione integrale. Il top gamma ha doppio motore elettrico da 200 kW per l'anteriore e 379 kW per il posteriore, quindi un totale di 579 kW, una coppia che arriva a 800 Nm, che dà un'accelerazione da 0 a 100 in 2,74 secondi e una velocità massima, pensate, che raggiunge i 308 km all'ora. Riguardo alla batteria, anche qui come il motore elettrico, in base alla versione che si sceglie è una batteria LFP, NCM o semisolida, con quest'ultima che è di 133 kWh e riesce a raggiungere una potenza di ricarica di 400 kW su una piattaforma da 900 volt. Quindi 12 minuti di ricarica ti aggiunge 400 km e un'autonomia massima che arriva a 1000 km CLTC. Dal punto di vista dei sensori ha un LiDAR che vedete lì sopra, poi abbiamo 11 telecamere, 3 onde millimetriche e 12 ultrasuoni. Il tutto controllato dal processore Nvidia Orin X, uno dei migliori, se non il miglior processore per la guida autonoma. Anche se tra poco arriva Nvidia Thor, ancora più potente della Orin. Ovviamente è un'auto BEV, cioè 100% elettrica, questa è quella veloce. E poi c'è questa lenta. Andiamo a vedere l'interno, ragazzi. Come vi sembra, ragazzi? Abbastanza comodo, no? Guardate la distanza delle mie gambe con lo schienale del lato guidatore. I vetri sono tutti doppi strati. Ecco, ci sono tante auto, no, che come questa IML6, dove il dietro non si può abbassare del tutto il finestrino. Non so se probabilmente a tanti danno fastidio, infatti già sui media cinesi lo hanno detto, però a me non è che dà tantissimo fastidio. Poi il tetto panoramico, tutto il vetro unico, anche qui doppio strato perché altrimenti d'estate schiatti di caldo. Quasi tutti i miei video dove il tetto panoramico delle auto sono vetro, lo dico sempre. Secondo me bisogna mettere una specie di, ma anche una tendina piccola, no, per richiuderlo, così magari d'estate non vuoi troppa luce, puoi sempre decidere, no, di se tenerlo aperto oppure no. I sedili dietro sì, si possono regolare, ma non tantissimo, con questo tasto qui, e se lo premo, ragazzi, posso fare minimo, non lo so quanti saranno, 20 gradi massimo, quindi non tantissimo. La maniglia si apre con questo tasto così, e c'è anche l'apertura manuale, che è scomodissima, ragazzi. Si trova qui sotto ed è sopra, no, qui
proprio qua si deve aprire così, cioè è scomodissimo ragazzi, scomodissimo, non so perché l'hanno messo così. Qua abbiamo, vabbè, niente di particolare, no? Come tutte le auto, il due poggia braccio con porta bicchiere. E poi qua niente di che, non ci sono le, c'è una presa di ricarica Type-C e poi non c'è più nient'altro. Per quanto riguarda gli speaker, questa auto all'interno ha in totale 21 speaker, che sono tutte qui, guardate. Volante molto particolare, tipico, anzi solo delle auto IM Motors, cioè parlo dei brand cinesi, e ce l'ha soltanto la IM Motors. Schermo che devo dire qua gigantesco. Abbiamo il cruscotto digitale da 26,3 pollici 4K, poi c'è il tablet principale da 10,5 e il tablet passeggero da 15,5 pollici, cioè grandissimi. Poi qua sotto c'è sempre questo spazio vuoto dove potete mettere le cose. Poi abbiamo le due ricariche wireless, due portabicchieri, e questo è il vano porta oggetti, che è piccolino, e di qua non abbiamo niente. Carino anche questo specchietto retrovisore, no? Senza bordi, piccolo, è piccolo, non è grandissimo. Questo è il parasole, niente di che. Processore che controlla tutti questi tre tablet giganteschi è una Snapdragon 8295, quindi design interno molto futuristico. Riguardo il prezzo della L6, si parte da 220.000 yuan fino ad arrivare a 310.000 yuan, quindi convertito in euro parliamo di 26.000 euro per la versione standard fino a 37-38.000 euro per la versione performance. Ovviamente prezzo qui in Cina. E di serie ti danno il pianale smart e digitale, poi la cabina smart con cruscotto e tablet digitali, più varie luci incluse, quelle LED posteriori con lo schermino. Poi tutti i sensori, il processore Nvidia Driven Orin X e Snapdragon 8295. Cioè tutte queste sono incluse. Cioè in pratica le differenze delle varie versioni di questo L6 sono solamente sui motori elettrici, quindi a trazione singola o integrale, e la batteria, che dove puoi scegliere LFP, NCM o semisolida. Bene ragazzi, adesso vi porto a fare un giro sulla berlina IML6 e vediamo come si comporta su strada. Cazzo, questo qui ti ho domà? Ok. 上左右去调整，那现在咱们这款车呢，因为咱们是最新的一个8295的芯片，所以呢跟所有以前的像 LS6、LS7 完全是不同的，它的车机布局也是不同的，而且它的流程这是新出的5月份新发布的，对5月份新发布的，所以呢它的各种的布局跟 LS6 也更相当不同，它每个呢都是以卡片的形式来完成，你像现在有各种的卡片，桌面屏保也是一样的。 咱们主驾屏的中间这个位置呢，是咱们车辆行驶过程当中所有外界的这些车辆行人的显示都在中间这个位置显示。然后左右两侧呢，是根据咱们喜好的不同，可以让它选择你所需要想放的这个怎么说呢，就是说地图啊、音乐啊各种的布局。可以分成三个部分。对对，可以分成三个部分。这两个部分呢是可以手触屏触动的，可以长按。 然后它出现卡片的时候呢，你就可以上下去滑动，或者您觉得这样麻烦的话呢，您可以用这个方向盘的右侧旋钮向右推，然后这样可以选择。一般正常的情况下呢，咱们去选择这个地图就 OK 了。左侧呢，就像这个，我选择这个音乐呀，或者是能耗。然后这边呢是5个 G 的流量，每个月视频。正常行驶过程当中，赠送的5G 的，赠送免费的， okay. 然后每个而且是5G 的，然后呢，正常行驶过程当中，它是停车或者是行驶的时候，它都可以去观看，观看视频，OK，如果说您说停车了，想后排想看呢，双指滑动中间，后排可以看，但车辆只要一挂到D档，看不了了，看不了了，对，只能是。 到后面才能去看。OK。这边主驾屏呢就是C屏，所有车辆的信息都在这显示。我们光有舒适、节能、运动，还有一个个性化的选择。
因为还有一个就是因为咱们这个整款车呢，所有的窗户双层夹胶玻璃，咱们整个这车呢全系标配的呢是后轮转向。像你现在方向盘打动的时候，它后轮也有，后轮会逆转向。哦，会逆。对，你看刚才我咱们奔右再奔左侧转，它两个轮胎是奔右侧。OK， 待会儿我会给您试一下它的这个转弯半径。好的。所以4.99啊。对对，4.99的转弯半径。你像刚才就如果说那么点的距离的话，其他的车的话，完蛋了，根本出不去。你像在这样所有的车辆的这个中间，它都会给你显示这些东西。还有一个，我们这还有一个叫做 City Driver 这个软件，叫 City Driver， 给你打开。Okay。 然后呢 ，City Driver 这个软件呢是这样，是在咱们如果说正常的咱们出去玩，或者是去一个陌生的地方的时候，肚子饿了，或者是我要想找一个当地比较不错的一个景点，OK， 它这卡都会给你显示出来，对，然后点击这以后呢，旁边会出来这个抖音的宣传。如果说您觉得 OK 可以去的话，那么点击这个导航，一键就过去了。OK， 如果说不行的话呢，那就咱们再换一其他的。除了这些呢，还有这种像我们的这个，还叫做 CarLog 的功能。CarLog 功能呢，就是说咱们在正常行驶的时候，有很多这种不错的景色。CarLog。哎。因为这种拍照片呢，在这种车上看的景色跟咱们实际咱们下车以后再拍，有时候看到的是完全不一样。这个点看到的景色跟咱们再往前走一米两米看的景色有时候都不大一样。所以呢，这时候呢可以用车机系统，它会车机系统会这样，会给您拍前后左右这些个视频或者照片。然后呢，这边会有这种 AI 的这个模板然后可以把它编辑成视频，然后发到咱们手机上。OK， 可以发到平台啊这些，这就是一个科技化的一点东西。然后咱们在正常行驶过程当中，所有旁边的人，还有电动车，它都可以在咱们这个屏幕上完全能显示出来。这左边呢，这是红色标记，因为旁边有车。然后在咱们右转的时候呢，它会有右侧的一个补盲。OK， 那左转的时候也有。左转也有。OK。但一般咱们像咱们肉眼的话习惯，因为咱们老司机习惯呢，我还是卸款先看一眼外后视镜，然后眼睛收回来的同时再看一眼这个，哎，会更加的方便。Hello， 志杰。来了来了。打开雨夜模式。正在打开雨夜模式。看，这就是在下雨天的时候。如果说外后视镜跟这玻璃上雨水都给你侵蚀掉了，你观测外界你观测不清楚。然后左右两边会有这个。哦。然后再加上一个方向盘向上一推，然后后视镜，等于是左右我都看得很清楚后边，所以这样呢更加保证咱们雨天内的一个行驶的一个非常舒服的位置。然后咱们呢现在是过几个景看，感受一下它的这个路面的这个底盘。还有一个呢，我们还有一个叫做楔形模式的这么一个东西。Guardate qua, guardate la ruota.Riuscite a vedere? Guardate come si è girato la ruota, guarda, avete visto? Guardate, 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 guardate. Vedete che la ruota un po' girato, no, di 6 gradi. Vedete? Guardate. Guardate.咱们现在也不用往侧方面去打轮，一把轮去掉头。5米的车长，对，5米，然后4.，对，4.99米的掉头半径，等于是一条多一点点，就掉过来了这条车道。哎，这个上面，这上面还没有搬下来。这0.5米后视镜，这个，这个，因为轿跑的话呢，后面很小。对，后很小，所以看不看两可，无所谓。对。然后现在是个舒适模式，嗯，然后您先开一下这种感觉，而且现在我看我们的还有一个功能叫做 ICS 一个舒适制动，嗯，我现在我把 ICS 舒适制动给您关掉，如果说遇到红绿灯的话，你可以踩一脚刹车，你可以停一下先感受它这个很稳，很稳是很稳，但它有晃，你感觉到了吗？对，这车有晃 ，OK， 然后把这再打开。
您现在正常开就行了，您不用管它。好的，只要等到刹车的时候或停车的时候，你再感受它，这跟刚才的不同。现在就没有了，就没有了，就没有了啊！它得爬，它那个消耗掉那个，对，让你能够更舒适的，然后再停下车以后，不会让人感觉到在这车停完以后感觉忽悠忽悠那种感觉。对，嗯，现在方向盘都这样子吗？有圆的，也有半幅的，但是其实，为什么说半幅的相对来说对于我们这款车还是不错？因为整体上我们所有的屏幕上前方。它是都在上面显示，如果说一个全的呢，它可能对您的视野观察这个呢会有些遮挡，因为标配呢是圆的，但是现在可以免费给你换哦，给免费换成这个半幅的，都是你看它的刹车也很舒服，对，你看很线性，对对，而且旁边的这些行人啊什么的，你看过马路的这些人都观测得很清楚，它有激光雷达，还有这个后视光雷达，摄像头都是。那我可以换到运动模式，我提速一下啊！你可以提点速，然后试试刹车。没事，踩下来，踩到100，这够速度够，距离够，然后刹车，够还是够的了。对我比较保险一点。智能驾驶分为三个部分，嗯，就第一个部分呢，就是咱们正常最基本的，我在城市里边开的时候，然后比在二环、三环遇到堵车的时候呢。正常情况下，挡杆往下一扳，这个往对，往下，还往下，对。OK， 现在进入了这个 Parity 的模式，然后手扶在方向盘上。哦，不用管，前面都不用管。哦。然后呢，指令是并线，打转向灯。现在你可以打左转向灯。等一下。没事，不用等，先打。对，你看它会感知旁边有没有车，在没有车的情况下，它会帮助你去并线。哦，啊，这就是在没有导航的情况下，这些东西都是要需要来咱们自己的手动来完成，尤其是在咱们二三四五环上，啊，遇到堵车就用它就完全 OK 了，不用导航。Hello， 志杰，导航欢乐谷，去第一个，第二条。OK， 然后它有一个领航辅助，它这领航辅助呢，就是我们的第二种，领航开始了，叫做高速领航 NV。所以我现在我只要现在只需要把手放在这里，对，然后脚离开刹车，离开这个油门踏板，然后手放在这里，看着正常的观测到就行了，因为它是电容式方向盘。感受到您的手温就行了。OK OK。所以它目前到这个地方都全部都自动了。对。Okay. 然后它会帮助你并线。哇。这个并线有点太那什么了，太激进了。我给你调整一下。舒适的。它这个并线，你看，它我们分为敏捷、跟标准还有舒适。标准的吧。标准吧。对。咱们来比较稳一点的。对，这个比较快了，这个。您像感觉这种现在50多迈，可能速度可能不是特别明显，像绕这弯70多速的时候，我们的灵犀底盘，你就能感觉，因为绕这种弯道的时候，你会有那种重心要偏移、要甩的感觉。对。但是你在70多迈拐这个弯速的时候呢，你的重心感觉到很稳，就在这个位置上坐着。了解。所以它的底盘的调教啊，还有底盘的这种东西，在灵犀底盘数字加上是非常舒服的。将会入主路，将超车。他在做每个动作的时候都会告诉你。他这个那个驾驶还可以自己调，就是这舒适，还有那个刚才一样这么猛。对，这都可以去调。然后他会帮助咱们送出到最外侧的车道线。现在的智驾呢，他还不可以再掉头。哦，掉头。在城市里面去掉头。哎，这会儿就缓和多了，最起码并线，不像刚才的并线那么那什么。对，所以现在是我要自己出去吗？啊，不用，他会帮助你出去。他会，对，因为原来是没有开通城市 NOA 的时候呢，他会帮助你送到匝道，然后你自己去接管。OK。但现在呢就无所谓了，现在跟城市 NOA 呢，它能够完全的能够连接起来。对，只要您手稍微扶在上面。平时的时候你就可以去，如果说这时候有个电话，你可以看个电话，
江河湖水给你个两只手都放上 一只手就可以了，一只手就可以了，对对对，它的那个感应的位置是在这个这一边跟那边，对，它因为你要长时间不放的呢它会提示你，然后如果 长时间那个不放的话它会自动它会自动它不会退出，它会变成 LCC 的模式，就是刚才最开始的那个模式，就是它不会帮助你并线，它会变成跟车的模式。这个自动驾驶就是买了之后就有还是要买了以后就有买了就它是免费的，已经是这个程度了，对对对对，而且这个程度呢它还是可以慢慢一点一点的去升级，你看它怎么去选择这个，是去提速去并线还是去刹车并线，对，它在提速去并线，退出呢是踩脚刹车要么抬一下挡杆，刚刚把这个城市北京城市这个 NOA 刚刚开通，它什么时候开通的？上周吧，上周刚开通啊，刚刚开通、哦、以前就是在高架上面、对，以前是高速环路可以使、城市里边现在不能使，但现在就可以使用了，但可以使用呢，因为城市里面的环境比较复杂，它不像在高速高架全是车与车之间的博弈，所以呢还是得需要注意，现在就是又进入到了这个城市的这个范畴之内，像这种不规则的道路，这边边上斜着的，这边有车，它也可以吗？它也可以，你看它都给你躲过去，像这种该右转的时候，它会，你看这边有辆车，你看它怎么解决，它停着的车，还有这些个电动车，它会把电动车先让一下，他在往前试探的在走，领航即将退出，没事，他即将退出，因为快到了、快到地儿了，他会告诉你即将退出、这车要并线，等会儿没事，他会躲一下，他知道他那个，对对对，他会，哎，你看他会躲着的、他知道他停到边上了，这个时候呢因为比较复杂，所以呢得给他一个就是先适应的过程，一个计算的过程，OK， 你就可以退出了，然后咱们自己进去就行了。然后自动泊车的话在这儿，然后我什么时候开始按？我现在也可以按。你现在可以先按照一键泊车，正在帮你找车位，然后您可以往前开，请踩刹车，然后它会选择开始泊车。这边对，然后开始泊车，然后打开双闪以后，你脚就可以离开刹车了，请踩刹车。都是往后退，对我。对，他会往里先走一下，他会把这个道先量完了以后，好了，调完了，然后调完车以后不用问，他自己就回到 P 档了。他自己回到 P 档了。自己的 P 档了。Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se il video ovviamente vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarmi e ragazzi ci vediamo alla prossima, bye bye!